barocchissimo, vero? Si tratta del padiglione per l'intronizzazione e l'ostensione dei sacri vasi, più semplicemente per l'esposizione della reliquia del sangue di Cristo, che come si sa è conservata secondo tradizione nella Basilica Concattedrale di Sant'Andrea di Mantova. Barocchissima macchina barocca, voluto da Anna Isabella Gonzaga di Guastalla, che fu la moglie dell'ultimo duca Ferdinando Gonzaga, alla fine del 600. È un trionfo di tessuti, filati d'oro, filati d'argento, dove appunto venivano messi in mostra i reliquiari del sangue di Cristo. Quindi il 600 mantovano non è soltanto una rinascita post-peste del 1630, quindi la tragedia lanzichenecca con la spoliazione, la distruzione, prima ancora l'assedio. E non è soltanto architettura, non è soltanto pittura, non è soltanto oreficeria, ma è anche appunto una macchina sacra per l'esposizione dei sacri vasi che venivano per l'appunto riposti su quella predella. Questo non è altro che una enorme macchina appunto teatrale, sacra, per sostenere la devozione, lo sbalordimento e quindi anche la fede. Non per nulla questo atteggiamento, che è quello del padiglione o del baldacchino, è tipico dei troni reali di quel tempo. I sacri vasi venivano posti e riposti sopra la predella aprendo quella tendina, quindi con un atteggiamento veramente da rappresentazione. Naturalmente deve esserci un disegno, deve esserci un architetto ispiratore, probabilmente Franz Geffels, che è lo stesso progettista, ad esempio qui a Mantova, nella seconda metà del 600, nel tardo 600, di Palazzo Sordi. E ritroviamo ad esempio lo Spirito Santo nel capocelo, la Peraria, che è più o meno simile a uno dei rilievi che stanno nel Salone di Belgrado dello stesso palazzo barocco mantovano. Beh, la struttura del padiglione è complessa e articolata e si compone di addirittura 13 elementi che, partendo dall'alto, possono essere sintetizzati come vi sto per raccontare. Dunque, il capocelo è formato da un pannello rettangolare in raso cremisi, rosso, ricamato con la colomba dello Spirito Santo. È circondata da un trionfo di raggi, nubi, cherubini, stelle e fiori. E da quattro mantovane, e da ciò il nome di quelle tende verticali che anche nelle nostre case coprivano i cassonetti delle tapparelle, un tempo erano specie di vestine in sostanza, con fitti ricami fitomorfi, cioè con forme vegetali alternate a teste di angeli. Da esse pendono tre drappi ricamati con il motivo dei mazzi di fiori stretti da nastri d'oro e d'argento. Quello centrale presenta l'allegoria cristologica del Sacro Pellicano, accompagnato dall'iscrizione Ex Vulnere Vita, che sovrasta l'apertura parabolica che consentiva la collocazione, come vi dicevo, dei reliquiari dal dietro. Infine il basamento, costituito da un parallelepipedo di legno rivestito di raso anch'esso rosso, cremisi, e il ricamo forma superiormente un festone dove si alternano cherubini, frutti angeli che recano i segni della passione, e nella parte frontale invece spiccano due putti affrontati su nuvole che reggono i sacri vasi. Mentre la reliquia da quasi 2000 anni fa la storia di Mantova e sostanzialmente è la stessa, anche se i reliquiari sono cambiati, sono assolutamente mutate le maniere e le strutture per esporli. Quindi, con ogni cambio di stile, di gusto, di epoca, di secolo, ecco che si inventava qualcosa. Ad esempio, qui ci sono dei pezzi ovunque di altri brani di macchine sacre per l'esposizione e l'intronizzazione dei sacri vasi. Ad esempio, c'è una raggiera, ci sono delle volute, festoni, altri raggi,
qui una serie di gradoni che formano un'altra predella, qui un grandissimo supporto in finto marmo e certamente a vederlo è settecentesco, addirittura con i candelabri. E qui invece c'è il retro di un altro tronetto e qui invece ci sono angeli che sono stati accomodati su quello che è stata la cattedra vescovile della Basilica Concattedrale di Sant'Andrea. C'è tutta la storia, non soltanto di fede, ma anche dell'arte.